Nel Bresciano, verso la metà del secolo XVIII, un artista quasi sconosciuto, Jacopo Ceruti, detto Pitochetto, dipingeva una serie di quadri conservati nel castello Padernello. Da italiano ha occhio, è incisivo, assoluto, voglio dire caravaggesco. Il suo impasto è arido, sottile, la tecnica quasi da affresco, i toni bassi, prettamente bresciani, gli sfondi leggeri. Ciò che stupisce è il modo di impostare le figure, d'un getto, senza indugiare sui particolari. Con Ceruti, la verità umana torna nella pittura. Guardando queste opere, come non pensare a Velázquez, che intese meglio di tutti la lezione caravaggesca? Grandi pittori della realtà. Giacomo Ceruti, bresciano certamente per la lunga dimora in questa città, occupa un posto di primo piano nella pittura realistica della prima metà del Settecento. Con lui rivive anche la tradizione coloristica lombarda, determinata dalla prevalenza delle intonazioni fredde di grigi perlacei e di azzurri, cara ai pittori bresciani come Foppa e Moretto. Ceruti rivela una tempra d'artista di rara potenza d'osservazione. La maggiore pittura veneta lo arricchisce di quella libertà di tocco, quella fiducia nell'estro improvviso e nell'ispirazione rapida, non meditata, quel dire tutto così alla prima, con tanta sicurezza e con tanta felicità. Ecco, sorgere l'arte stupendamente paesana ed antica del Gran Ceruti. E compaiono i suoi poveri, solo color di polveri e di stracci, grandi come il vero, grandi come erano un tempo i quadri d'altare nelle chiese dell'antica religione e dipinti con la stessa antica fede, ma su nuovi argomenti. Quanti fossero i suoi committenti non saprei dire. Poi il nulla, nulla di nulla. Dopo neppur 50 anni il suo nome è sconosciuto persino all'anzi critico, pure così attento alla pittura inferiore. Agli informatori bresciani dell'Anzi, il Ceruti, sarà sembrato addirittura un pittor di villa. E nelle ville bresciane giacquero infatti dimenticati i suoi teloni. Il Ceruti è soprattutto giusto. E la sua giustizia sa amare il mondo così a fondo da legarsi alle sue sorti. Niente più che il vero straccio, l'abito vero, la vera carne, il vero sguardo, la vera famiglia. Niente più che la vera verità, sembra dire Ceruti, anche a costo d'arrivare all'umiliazione totale delle regole ultime, delle regole più modeste, quasi infime dello stile. Anche a costo d'arrivare alla sua totale destituzione, alla sua nullità. Il Ceruti interviene col suo giudizio e col suo insopprimibile temperamento realistico nella individuazione del volto, nel modo crudo e diretto di materiare orpelli, nel tono basso e a tratti livido dei colori, velluti, trine e passamanerie acquistano una sostanza vera, demitizzante, in questa pittura povera. Tutto fu ritratto presso il Ceruti,
tutto fu nient'altro che ritratto, ritratto del mondo intero. La scena di genere diventò in lui incontro e dialogo di persone individualmente precisate e definite. Non il pitocco come tipo, ma quel povero diavolo, quel misero, quello strapennato. Proprio lui, non altri e non altrimenti, con la sua faccia, la sua pelle, il suo sporco, il suo odore, la sua famiglia, il suo pagliericcio, i suoi acciacchi, le sue rabbie. Il frusto della sua particolarissima faccia, col mondo vastissimo in profondo, quanto sembra monotono in superficie, delle sue grame gioie e dei suoi frequentissimi dolori. Ceruti raccoglie l'eredità della corrente pittorica veneto-lombarda nella comprensione dell'umanità, un vero Caravaggio rinato, e il suo è un realismo tutto interno all'animo umano.